Che cos'è una seduta di analisi e di riequilibrio dei chakra e dell'aura? Innanzitutto bisogna rassegnarsi all'idea che la realtà non è solo quella che si vede con gli occhi, non è solo quella che si percepisce con i sensi fisici. La realtà è multidimensionale, così ci racconta la scienza esoterica, da che mondo è mondo. L'uomo vive, e non solo l'uomo, tutta la realtà si sviluppa in 7 dimensioni fondamentali e in 7 sottopiani per ogni dimensione, per ognuna di queste. In realtà, quindi, noi viviamo solo consapevolmente il piano più denso, quello fisico, e non siamo mediamente consapevoli di quello che ci accade o di quello che produciamo nelle altre dimensioni. Ciò non toglie che queste siano reali e ciò non toglie che queste influiscono concretamente su quello che accade nel piano fisico. In realtà possiamo parlare di realtà causali, quelle più sottili, rispetto al piano fisico. Per cui se volessimo comprendere realmente il perché di determinati effetti nella dimensione fisica, dovremmo risalire, o perlomeno tentare di risalire, alla dimensione delle cause. Quello che Platone chiamava il mondo delle idee. Il fatto che viviamo invece all'interno della caverna e che percepiamo solo fondamentalmente delle ombre è la manifestazione fondamentale di quell'ignoranza di cui parlano i Veda e per la quale l'essere umano soffre. Soffre perché non si rende conto di essere egli stesso causa dei propri mali, ossia generatore di quelle cause che produrranno quegli effetti spesso così spiacevoli che non vorremmo di sicuro affrontare. L'evoluzione umana di fatto è la risalita di una china e la ricomposizione di una frattura, di una distanza che esiste tra la dimensione fisica e la dimensione, definiamola spirituale, con tutte le gradazioni che si trovano in mezzo. Il compito dello yoga è realizzare questo stato di unione, di coerenza, appunto yoga, unione. Per cui se vogliamo operare in modo, diciamo, terapeutico o se vogliamo operare in modo che ci consenta di comprendere, che ci consenta di superare realmente gli stati di sofferenza, siano essi fisici, emotivi, sentimentali o mentali, bisogna che siamo in grado di colmare queste distanze. Bisogna che troviamo il modo di mettere in comunicazione le cause con gli effetti. Di questo in realtà si preoccupa la terapia esoterica. Terapia esoterica, secondo il trattato di guarigione esoterica di Ellison & Bailey, si può differenziare sostanzialmente in 2 modalità, terapia magnetica e terapia radiante, che molto grossolanamente possiamo dire imposizione delle mani e trasmissione dell'energia senza l'uso delle mani, diremmo attraverso il pensiero, ma entrambe queste modalità sottintendono la consapevolezza dell'uso dell'energia dell'anima. Bene, per operare in questo modo diviene indispensabile al terapeuta esoterico il poter percepire le dimensioni sulle quali in realtà andremo ad operare. Ed ecco che l'analisi e l'equilibrio dei chakra e dell'aura in realtà prende le mosse proprio da questa esigenza. Bisogna essere in grado di percepire ciò che è al di là del velo della materia. A questo, fra le varie cose, mira il processo formativo di coloro che praticano, per esempio, Energeia, la prima scuola italiana per terapeuti esoterici. Bisogna essere in grado di percepire ciò che
si manifesta sul piano delle cause. Ovviamente, a seconda del livello di coscienza individuale, sono possibili infinite gradazioni dal punto di vista percettivo, così come, e sarà ovviamente caratteristica propria, specifica del terapeuta, la sua propria modalità, ma in ogni caso ciò non toglie che la pratica dello yoga ti debba mettere in condizione di estendere la tua consapevolezza e la tua percezione, quindi di conseguenza. Allora la seduta, diciamo così, individuale, quello che viene chiamato il corso individuale, questa analisi dei chakra e dell'aura, in realtà ha questo scopo. Cerchiamo di comprendere, analizzando le strutture principali della coscienza dal punto di vista energetico, appunto i 7 chakra e altre strutture, non mi dilungo eccessivamente in questa sede, cerchiamo di comprenderne la situazione. È riduttivo parlare semplicemente del rilevare blocchi energetici o condizioni di questo tipo, in realtà diventa molto più complessa. Diciamo poi che il terapeuta, o colui che opera in questo modo, in ogni caso, è in grado di percepire più distintamente, si spera, del paziente, a che cosa corrispondono questi blocchi energetici che vengono rilevati all'interno dei chakra, a che cosa corrispondono dal punto di vista della coscienza. Perché noi siamo questo continuum, non esiste differenza tra organico, inorganico, energia da una parte, coscienza dall'altra. Noi siamo un tutto, un continuum che sia energia che coscienza, è l'insieme di tutte queste cose. La vita è veramente una. Osservando la struttura, quella che io chiamo anatomia e fisiologia reale, la meccanica energetica della coscienza, in realtà noi stiamo osservando le condizioni stesse della coscienza e in questo modo colui che sta compiendo questo tipo di analisi sarà in grado più facilmente di comprendere quali aspetti sono maggiormente conflittuali all'interno della coscienza della persona che a lui si è rivolto. E sulla base di queste indicazioni, diciamo che si può impostare poi concretamente un tentativo di modifica delle cause sulla base di quell'aforisma del fondatore del Raja Yoga, Patanjali, che afferma che quando sorge un pensiero contrario allo yoga sviluppa il pensiero opposto, che in realtà è alla base realmente di ogni possibilità di cambiamento della coscienza umana. Ecco, dicevo, individuate quindi le contraddizioni, i limiti, le tratteremo queste realtà in due modi. Primo, direttamente da un punto di vista energetico, attraverso appunto la terapia magnetica o la terapia radiante, quindi o imponendo le mani o trasmettendo l'energia dell'anima attraverso i chakra, questo da una parte, dall'altra invece indicando alla persona l'entità, il perimetro del conflitto che sta vivendo, saremo in grado di indirizzarlo alla possibilità di affrontare più chiaramente e in modo determinato i conflitti che sta vivendo, cercando appunto di dirimerli, di appianarli, di elaborarli in una maniera consapevole. Ecco, questo semplicemente è quello che si tenta di fare con quella che viene definita terapia esoterica. Ma alla fine di tutto questo, guardate, a me piace ricordare sempre che ciò di cui stiamo parlando, al di là degli aspetti tecnici che possono sembrare anche complessi, in realtà è vita. Stiamo parlando della vita e della possibilità di affrontare la vita in modo consapevole. Il problema è che, a differenza di quello a cui siamo abituati, la vita non è solo quella che si vede con gli occhi fisici. La vita si estende in tutte queste dimensioni fisiche, eteriche, astrali,
mentali, causali, ossia dell'anima, come minimo, e tralasciando i livelli più superiori, scusate, i livelli più elevati della coscienza, e l'essere umano deve divenire consapevole di tutto questo.